rieccoci qua, benvenuti. Ciao. Oggi siamo a Bra a vedere la fiera Cheese, tutto a base di formaggio. Andiamo a vederla. No. Pietra di vino? Sì, pietra di vino questo qua e dentro il formaggio, no? Non sprechiamo niente. Cono con gorgonzola e pistacchio. Esatto. Buonissimo. Anche noi. Che buono per chi piace. A me piace. Allora, io non sono un grande amante dei formaggi. Infatti è già il gorgonzola. Poi ne ho assaggiati alcuni, mamma mia, fortissimi. Con le varie muffe e cose strane. Però comunque buoni. Mangialo col cono. No, basta. E senti il dolce del cono. No, già la bocca che sa di mucca. Buono, fresco, croccante, assaggia, va? Questa buona. È ricotta buona. Sì, ma fammi mangiare questa parte, scusa. Ed eccoci qua, abbiamo già fatto un bel giretto, abbiamo preso un cannolicchio. Buono. Tu hai preso un cono col gorgonzola, poi vari assaggini che ce ne sono un bel po' e ci stiamo un po' saziando già solo, esatto, con quelli. Io ero già venuta anni fa, piena di stranieri. Sì, pieno, tutti che parlano inglese, tedesco, francesi. Anche gli stand ce ne sono tantissimi stranieri, c'è tutta un'ala qua che abbiamo visto prima, tutta di formaggi stranieri. C'è quella alla marijuana, guarda. Dov'è? Andiamo ad assaggiare, no, quello mi sa che non lo fanno assaggiare. Non penso. Vai, Mozzon style. Street food. Più street di così. Wow. È buonissimo comunque. Tomino avvolto nello speck. Poi c'è il radicchio e c'è il miele. E il panino con i semi di papavero. Che è veramente, guarda, veramente che ti sta buono. Colando. Sì, guarda dentro. Oh. Ovviamente anche un bel birrozzo. Ehi, ehi! E sei sempre la solita, eh? Birra alle castagne. Adesso il gusto del tomino non lo sento. Tu le senti le castagne? Sì. No, cioè, io non le sento. Non è che senti proprio le castagne, però ricorda. Wow. Mamma mia! Te l'ho detto che è buonissimo!
spettacolo. Ho avuto un buon gusto. Me lo vado a prendere anche io adesso. No, allora me lo mangio io questo, scusa. Poi c'è tantissimo formaggio. È un tomino intero. Mm-mm. Adesso me lo raccolgo tutto con le mani. Ah. Vorrei mica buttarlo. Alla fine appunto abbiamo ripiegato sullo street food. Panino buonissimo. Buono. Ottima scelta, brava. Meno male. Brava. Io ho preso un hamburgerone cheese 19, si chiama. Salsiccia di bra, pomodori, rucola, ketchup maionese. E poi di formaggio c'era la crema di ricotta. No, crema di pecorino, scusami. Salute. Ma che buono anche questo. La salsiccia di bra è 2 su 2, ottimi. Hai il baffetto di maionese. Oh. Più buono il mio. No, sì, buono, più, buono. Il tuo era più formaggioso. È un hamburger. Qua invece è più salsiccioso. Hamburger di salsiccia. Sì. Si sente tanto la carne. Grazie mille. Ciao. Bel birrozzo, è pagato anche in un attimo con Satisfy. Più amara, l'altra era più... Ma questa ti ho spiegato? Strong ale. Ah, ok. Che quella di prima non vorrei dire, ma io non è che ne abbia bevuta poi tantissima. Ma cosa stai dicendo? Meno male che siamo in treno, va. Allora, la birra no. Ha fatto già effetto, devo dire. Oh no. Allora. Abbiamo dovuto prendere la cartina perché adesso, dopo aver girato quasi tutto il cheese 2019, dobbiamo... Devo comprare! Esatto, dobbiamo fare degli acquisti, quindi dobbiamo andare a trovare alcuni stand che abbiamo passato chissà e visto chissà dove. Allora, vediamo se tra piantina... E app ufficiale dell'evento. Riusciamo nell'impresa. A che punto siamo? Alla pagina 2 di 15. Oh madonna. Mamma, quanta roba. Ciao. Che feto, feto non vivi proprio. Sì, questa è ancora fuori da prima, ancora, questa c'è ancora la birra in circolo. Sto ancora cercando sulla carta. E stiamo ancora cercando questi famosi stand dove comprare i formaggi. Li troveremo, li troveremo. Vero? Buono, sì. Si sente proprio il latte. Si sente proprio il latte intero. Latte intero, sì. E con una coppetta di gelato ti regalano anche un litro di latte. Ma che buono quel gelato, veramente spettacolare. Rimane in bocca un sapore lattoso. Sì. Cioè, finora ho avuto in bocca un gusto veramente formaggioso, neanche tratti, dei migliori. A tratti troppo pesanti. Esatto. Invece quel gelato ci ha resettato le papille, sì. E lasciato quel gusto lattoso, quasi di latte materno. Non esageriamo. Ovviamente stiamo ancora cercando lo stand. Il banco dei formaggi. Quali? Friulani. Friulani. Trovato. Ok ragazzi, abbiamo fatto un bel giretto. Se avete qualche consiglio magari su qualche altra fiera, qualche evento da segnalare, qualche altro evento dove poter andare eccetera eccetera, fatecelo sapere qua sotto nei commenti. E niente, direi che ci vediamo alla prossima. Comunque questa vale la pena. Sì, direi di sì, una volta ogni 2 anni la fanno. Oh, salutiamo. Andiamo a prendere il treno, andiamo a casa. Ciao ciao ciao.